I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buon venerdì sera! Allora, un bacio a tutti gli amici che ci seguono, magari ci hanno seguito anche oggi pomeriggio, che eravamo in tre, ecco, Adesso e siamo in adesso due. siamo in due, quindi un bacio, caro Lio! Assolutamente a te, Clara, un grandissimo bacio, una buona serata a te, buona serata agli amici e alle amiche che stanno seguendo la diretta, nuova diretta, assolutamente importante perché questa è la diretta serale che ci porterà ad affrontare l'estrazione di domani sera, perciò mi raccomando che proprio tra 24 ore voi avrete la possibilità di seguire in anteprima nazionale l'estrazione del sabato sera, undicesima estrazione del mese, perciò mi raccomando, domani, come per ogni serata d'estrazione, avremo un'ora a nostra disposizione perché vivremo da Italia 53 la diretta e poi nell'ultima mezz'ora, dalle ore 20:30 alle ore 21, ci sarà anche il dopo estrazione dalla 3, quindi un'altra buona ora e poi ci sarà anche l'appuntamento di domani pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16, perciò avete ancora tempo di aggiornare i numeri per domani sera, di seguire Casalotto e ovviamente buona serata, buon venerdì sera a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento, ma anche a tutti coloro che magari guardano Casalotto mentre stanno cenando. E a questo Pensavo a proposito, quello, al mai cibo. fame. Sì, per quello li pensavo, ecco. Buon appetito. Infatti, mamma mia. Allora, prima di ridarti la linea, facciamo gli auguri a Gigi D'Alessio e Alessandro Gassman, che compiono gli anni. Io in particolar modo ho conosciuto, ho intervistato Alessandro Gassman. Allora, oltre ad essere un bellissimo uomo, è bravo, simpatico, si vede intelligente, di tutto, sa, posso solo parlare di cose positive. È un grande attore, naturalmente, quindi Assolutamente auguri, sì. Alessandro, eh. Tantissimi auguri, quindi non solo a questi due personaggi famosi, ma anche a tutti coloro che ricordano il 24 di febbraio come una data importante della propria vita. Quindi auguri veramente a tutti voi. Io ora, Clara, vado subito in redazione perché abbiamo un'opportunità, una gran bella opportunità, ovvero quella di poter utilizzare questo portale che costa poco più di 1 euro da rete fissa e dai cellulari, come direbbe Marco, che salutiamo, al costo di un caffè voi avrete un Ambo e un Terno secco solo per la ruota del Lotto di Genova. Attenzione, perché già questo pomeriggio noi abbiamo utilizzato questo portale, sono rimaste delle linee, quindi le vogliamo proprio utilizzare tutte, innanzitutto perché è il portale più economico. Uno, due, perché vi permetterà di avere un'informazione privilegiata alla ruota del Lotto di Genova. Perciò vi dico subito, senza perdere tempo, seguitemi in redazione perché questa informazione sarà un'informazione che veramente tutti voi dovete avere, potete avere. Perciò vi dico, seguitemi, grazie.
Eccomi in redazione, buona serata di nuovo a tutti voi da Lio e da Marco. Attenzione perché questo portale, l'892288, è a vostra disposizione in questo momento. Io ho richiesto subito delle linee tramite questo portale e mi hanno detto no Lio, usa le linee che ci sono, quindi quando le linee non ci saranno più, non si avrà più l'opportunità di avere il contenuto tramite l'892288 della ruota del lotto di Genova. Attenzione perché Genova diventa ruota protagonista perché abbiamo due condizioni identiche, uguali, che hanno permesso al sottoscritto e a Marco 24 ore fa, quindi subito dopo l'estrazione di ieri, di calcolare il nuovo ambo e il nuovo terno secco. Ma andiamo a capire perché Genova ha questo ambo e questo terno. Beh, io vi illustro subito 25-26, ambo di numeri consecutivi, crescente, 43-44-45, altro terno crescente di numeri consecutivi. Perciò vedete che abbiamo proprio una condizione straordinaria, rara, perché è rara questa condizione, ma soprattutto è molto bella perché io e Marco abbiamo potuto lavorare tramite la consecutività, ma soprattutto anche la crescenza dei numeri 43, 44 e 45. Quindi sono due segmenti che alla ruota del lotto di Genova si uniscono tra loro e, attenzione, formano un ambo e un terno solo per Genova. Quindi questa informazione diventa veramente un'informazione imperdibile e l'89 22 88, ripeto, 89 22 88 costa poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Io vi avviso, vi avverto che abbiamo le ultime linee perché questo pomeriggio abbiamo già usato questo portale, perciò tutti voi in questo momento potete avere questa informazione di Genova, un ambo e un terno. Tutti voi in questo momento dovete avere questa informazione. Perché dovete avere questa informazione? Perché si tratta di giocare un ambo, un terno, una sola ruota a Genova, perciò non avrete confusione, ma avrete assolutamente la certezza di effettuare un gioco lineare solo di un ambo e di un terno secco. E allora da questo momento in poi, via con le vostre chiamate, 89 22 88, tasto 3. In giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, solo gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio sol paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, oh, già ciuffa molto prima del crash, è l'otto flash.
jet, è l'autoflash, l'autoflash. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente. Perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, blackout. Frecciando al ritmo di Twist and Shout, Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'Auto Flash. Allora, caro Lio, cari amici, ancora parliamo della polemica di Piazza Duomo. Allora, delle prima le palme che addirittura hanno cercato di bruciare, eh? Adesso arriva il banano. Ahi. Vabbè. Allora, oddio, chissà cosa diranno, con tutti i problemi che ci sono, che poi infatti, si vanno a fissare su due piante, vabbè. A fissare su queste piantine che, insomma, pazzesco. Allora, dopo le palme appunto della discordia in Piazza Duomo, a Milano arrivano anche i banani, ecco qua. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, è stato completato il progetto verde sponsorizzato da questa catena Starbucks. Intanto continuano le polemiche sul nuovo allestimento, il cui appalto è stato vinto per 3 anni da questo colosso americano, che aprirà, peccato il 2018, speravo prima, proprio a Milano, il suo primo punto vendita in Italia. Quindi la multinazionale ha scelto appunto le palme e banani come piante per le aiuole. Ma c'è da dire che l'avranno anche proposto palme, banani, scimmie, tutto quello che vuoi, ma il comune l'ha autorizzato, quindi non è che è una cosa che nessuno sapeva niente, oh, che sorpresa, ci siamo ritrovati ste piante. Qua c'è appunto il sindaco, avrà detto sì sì, perfetto, è bellissimo, e quindi qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che comunque, come tu hai detto, qualcuno avrà autorizzato appunto questa cosa, perché non è che Starbucks si sveglia una certo. mattina e dice: ah, che bello, mettiamo i banani oppure mettiamo le palme, che io dico, allora, bellissime queste piante, quindi le palme e i banani, però secondo me a Milano proprio no, anche no, anche perché comunque per quanto riguarda la vita di queste piante, il clima non va bene, ci sono tante altre cose che comunque portano la sofferenza di queste piante, uno, e poi comunque la Piazza del Duomo con questi banani e con queste palme, insomma, non è che sta, secondo il mio parere, il mio punto di vista, proprio così bene. Di conseguenza si poteva veramente variare tra una miriade di fiori e di piante, e io non so perché sono andati a scegliere proprio i banani e le palme. Guarda, ci sarebbe molto da dire, perché ci sono, non tutti, ma purtroppo tante persone che lavorano nell'amministrazione pubblica che secondo me non leggono neanche le cose, che vabbè, dove c'è da firmare, sì, vabbè, e fanno senza preoccuparsi poi di niente, lo vediamo
su appunto questioni più importanti, figuriamoci su questo. L'hanno detto sì, che vogliono fare due piantine, sì, perfetto, vabbè, un po' di verde, ma in Piazza Duomo. Sì, ma perché Duomo. Comunque si vede benissimo che queste sono già piante che hanno alcuni anni, di conseguenza destinate per forza alla morte, assolutamente sì, di conseguenza secondo me avrebbero veramente fatto più bella figura mettere veramente due fiori di campo, magari di quelli belli, e sicuramente non creavano e non suscitavano tutte queste polemiche, tutte queste discussioni e soprattutto gli atti di vandalismo che hanno già fatto quindi settimana scorsa o quell'altra. Ma comunque ti dico, una mia proposta al comune, visto che ci siamo, due scimmiette belle come c'erano da me a Caracas, che tu andavi lì al parco così all'aperto e c'erano queste scimmiette meravigliose che giocavano, tu andavi e le davi da mangiare. Fatelo, così almeno i bambini giocheranno in Piazza Duomo, dai. Molto bene, ora andiamo, vado in redazione per una valutazione molto interessante, la valutazione dell'ultimo numero, ma attenzione perché abbiamo due ruote in particolar modo importantissime, perché su queste due ruote, e saranno la ruota di Napoli e di Palermo, abbiamo tre condizioni, quindi non una, non due, bensì tre condizioni che confermano il 90 e i suoi abbinamenti. E pensate, più sono le condizioni, meno sono i numeri da giocare, perché determinate condizioni portano sempre agli stessi numeri, perciò abbiamo un ambo, un terno e una sola quaterna. Perciò vi dico, seguitemi in redazione per questa informazione esclusiva per domani sera. Eccomi in redazione ed ecco che l'895095, questo portale interessante, è a vostra completa disposizione da questo momento. Perciò io vado a ricordare il numero 895095, ripeto 895095. Questo è il portale che volete, questo è il portale che dovete chiamare per avere l'ambo, il terno e la quaterna con il 90 alla ruota di Napoli e Palermo. Ma perché a Napoli e Palermo il 90 è così importante? Allora attenzione, perché a Napoli e Palermo innanzitutto c'è la somma 90 nei terzi estratti, la 40-50 che conferma il 90. Quindi qua abbiamo già una traccia del 90 assolutamente importante, ma attenzione perché sempre a Napoli e Palermo quel triangolo di numeri gemelli, soprattutto l'88 che è il precursore del 90, assolutamente conferma il 90. Perciò questo 90 ha già una doppia condizione. Poi c'è il 60 che è un simmetrico del 90 e quel 66-60, attenzione perché diventa importante, 27-87 è un simmetrico isotopo che conferma gli abbinamenti del 90. Perciò a Napoli-Palermo abbiamo sì tre condizioni che confermano quella dei terzi estratti, il 90, e la condizione del triangolo di gemelli e la condizione del simmetrico isotopo confermano gli stessi abbinamenti per un ambo, un terno e una quaterna, Napoli-Palermo. Attenzione perché in questo momento l'895-095 è a vostra disposizione, è lì per voi, perciò tutto e solo sul 90 per domani sera con ambo, terno, quaterna, che troverete ora al tasto 3 del portale 895-095. È quel numero che se
Adesso parliamo di spettacolo. Oh, dopo la polemica di Piazza Duomo a Milano, polemica che sicuramente non si fermerà perché magari, no già, mi viene da ridere, immagini che arrivino lì gli ambulanti che vendono il cocco fresco. Guarda. Mancherà poco secondo me, molto poco. Oh, povera Milano! A meno che povera stanno Milano. Facendo tutto questo per prepararci all'estate, magari monteranno anche una piscina con... un po' di sabbia! Un po' di sabbia, quattro conchigliette, un ombrellone, giusto per fare una Milano Beach. Meraviglioso, guarda, vabbè. Allora, adesso invece parliamo di questa, la provocazione di Gigi D'Alessio, che abbiamo detto prima, oggi festeggia il compleanno, e ha fatto appunto questa provocazione alla sua Anna Tatangelo. Ha detto: Anna è molto determinata e quando deve fare una cosa si impegna. Peccato che in Italia, se sai cantare, ballare, recitare, ti chiedono di scegliere. In America, invece, sei Jennifer Lopez o Whitney Houston. In quello ha ragione, ma ormai in Italia, allora, se la vogliamo proprio dire tutta, è il paese che se tu dici faccio il cantante o faccio l'attore e non sei famoso, ti dicono: ma qual è il tuo vero lavoro? Per non dire fai il presentatore o la presentatrice, ti dicono: ma dove, il supermercato? Sai, è una cosa che non è visto, purtroppo non sono visti come lavori, perché qui non c'è un sindacato. Noi, per essere cosa che in America ce l'avevamo, non c'è un sindacato, non ci sono leggi, non c'è niente. Ti fai male, non puoi lavorare, non hai nessun aiuto. Sono realtà aiuto. Completamente diverse, Clara. Di conseguenza c'è proprio un abisso per quanto riguarda tantissime cose. Io però sono rimasto indietro di un pezzo, magari me lo direi dopo, perché io non so qual è stata la provocazione di Gigi D'Alessio. Non ho seguito. Vabbè, intanto ha detto che lei, e questo è amore veramente, che lei sa far tutto. Ah, ok. Canta, balla, se fosse nata in America, Anna Tatangelo magari sarebbe diventata una soubrette più famosa. Sì, esatto, uguale a Jennifer Lopez, identica. E quindi però siamo in Italia, quindi non l'è diventata. Vabbè. È così. Facciamoci una ragione, andiamo avanti. Facciamocene una ragione, perlomeno, perché non lo è diventata comunque. Mi spiace, guarda, diciamo che... Ti ricordi l'ultima volta quando... io ho detto... io non parlo mai male della gente, però io non ascolto le canzoni di queste due cantanti o artisti, ecco. E ho ricevuto delle minacce di morte, quindi diciamo che peccato, guarda, avrebbero vinto gli Oscar, i Grammy, tutto, se fossero nati in America, invece qua purtroppo non vengono valorizzati come dovrebbero. Non vengono valutati come dovrebbero essere valutati. Vabbè, che peccato, va? Sì. Allora, andiamo in redazione per l'ultimissima possibilità e parleremo di centenari. Dei centenari abbiamo la disposizione appunto di due ruote per tre centenari, ma soprattutto a Napoli c'è un ambo di somma 90 che si accosterà bene ai due centenari per Terno. Seguitemi, grazie.
Eccomi in redazione ed ecco che è l'ultimo portale del venerdì sera, l'89-22-77, è a vostra disposizione, tasto 3 per avere immediatamente il 21 a Bari con un ambo e un terno. Il 21 manca da 137 estrazioni, è maturo perché sta arrivando alla sua 140esima estrazione di ritardo e attenzione, domani sera lo valuteremo unicamente con un ambo e un terno. Napoli 66, Napoli 3, questi sono due centenari per una ruota. Signori, attenzione perché il gioco di Napoli si fa veramente interessante. Perché è più interessante di quello di Bari? Perché vicino a questi due centenari c'è un ambo di somma 90 da valutare interno, ovviamente con i centenari. Perciò voi potete anche scegliere di giocare a parte l'ambo di somma 90 e in quartina il 3,66 con questo ambo. Allora signori, attenzione perché diventa veramente importantissimo questo portale, ma soprattutto l'ambo di somma 90. Se vi interessano i centenari, i ritardatari del momento, entrate ed ascoltate quindi tutto il portale, ma se vi interessa solo questo ambo di somma 90, giocatelo quindi senza i centenari, perché è un ottimo ambo. Abbiamo gli ultimi due minuti, perciò via con le vostre chiamate, 89-22-77, entrate subito, entrate velocemente, perché la diretta di questo venerdì sera si sta avviando verso la conclusione. Sono perfette, aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8-9-2-2-7-7 8-9-2-2-7-7 7-7, chi le ama poi di amarle sai non smette, è la giusta tua combinazione, son tre cifre sempre in mezzo all'azione, 8-9-2-2-7-7 Cari amici, buona serata, ci vediamo domani alle 14.30 e poi naturalmente alle 20 per l'estrazione. Quindi un bacio a tutti, grazie Lio. Grazie a te Clara, grazie a tutti voi che avete seguito il venerdì sera con Casalotto. Mi raccomando, gli appuntamenti da domani alle ore 14.30 e poi ancora non perdete quindi l'estrazione del sabato sera, sempre da Italia 53 e il dopo estrazione su La 3. A domani, buona serata. Ciao! Ciao.